media, io mi sono detto, ma perché devo aspettare il 30 prossimo giugno? Il 30 giugno c'è un processo molto importante, la sentenza a Torino, che è già stata, se puoi andare su Google, troverete questa prima parte. Mi hanno denunziato la RAI per aver gridato il padre gay. E vabbè, ci sono anche molti media internazionali che seguiranno, verranno la sentenza. E quel giorno mi ero ripromesso di raccontare un fatto che, ripeto, in questi anni l'ho raccontato in maniera frammentaria, però quando uno racconta le cose frammentarie si può perdere. Io vorrei chiedere innanzitutto umilmente ai cittadini che mi hanno visto in questi anni di, perché non voglio che loro mi giudichino, però per poter, dopo questa intervista, cercare di fare un po' un flashback e capire perché io in questi anni ho avuto la necessità di urlare e di essere ciò che sono. Allora, tanti anni fa, io quando papà e mamma mi invitavano a andare a scuola, io non andavo, tra le tante cose che io facevo, però era quella di frequentare una persona che loro, di cui si fidavano, Don Vittorio, che è una persona che io poi nel tempo, avendo sempre avuto un debole per gli uomini, io amavo questa persona. Ed è spesso quello che succede nel reato, nei casi di pedofilia, nelle famiglie, negli amici, eccetera. Molto spesso capita che la persona, che in questo caso è un mostro, non altri, non è malato, è un mostro. Poi mi possono dire gli avvocati di difesa, perizie, psichiatri. No, quando si fanno certe cose nei confronti di un minore si è mostri, si è coscienti, perché l'uomo ha bisogno di direzione per fare certe cose. Io ho frequentato sessualmente, per mia scelta, questo Don Vittorio, che un giorno ad Ostia, a Capocotta, non potrò mai dimenticarmi, prese, questo è un fatto già che ho raccontato, ma non con questi dettagli, quindi è un'esclusiva assoluta, che io rilascio a voi, e poi la rilancerò ovviamente, quindi consentitemi di rilanciarlo anche dicendo appunto le testate. Io ad Ostia prese un bastone e in quel momento, quando lui, e mi dispiace che in questa casa ci sia un minore, però credo che tutto sommato questa ragazzina non si sconvolgerà, perché questi fatti sono fatti che sono pubblici purtroppo su tutti i giornali in questo periodo, fece una cosa e mi censura anche per chi è sta a casa, che non doveva fare con questo bastone. Nel momento in cui, quindi cercate di capirmi, io a 11 anni conoscevo già Fellini, scappavo da scuola e andavo sotto casa sua, io quando lo conoscevo qualcuno conoscevo, quindi per capire anche come mai io a 13 anni già facevo, mi accompagnavo sessualmente per l'altro, perché mio padre mi ha cresciuto, mio padre è un generale e mi ha insegnato a camminare così nella mia vita, invece io cammino così, io sono una farfalla, vorrei essere una farfalla. Allora in quel momento, quando questo Don Vittorio prese questo bastone e ha fatto ciò che non doveva fare, io gli ho solo fatto una richiesta di cortesia in live, ed è per me come se fosse successo l'altro ieri, ecco perché poi sono in Campania, perché qui in Campania ho rilanciato a Roy, una discoteca che mi ha avuto in esclusiva grazie a Lello Clemente, una richiesta riproponendo in Parlamento la pena di morte per i pedofili e per chi stupra, per chi viola una donna come questa che mi è accanto. Io trovo che sia aberrante solo l'idea, però io ho avuto la mia grande forza è non nascondere le mie debolezze, come in questo momento che ho bisogno, non mi interessa che ci siano le telecamere, non mi interessa se voi manderete in onda che sì, ma mi auguro di sì, che sarebbe un dolore per me che voi non lo faceste. Però anche se in questo momento non ci fosse nessuno in questa casa, adesso, lei non lo sa, ho i momenti in cui arrivo stanco, è stata una giornata un po' troppo stancante per me, perché mi hai fatto fare troppe cose, ed ecco poi la conseguenza. Allora, quando questa persona faceva certe cose, io l'ho guardato negli occhi, gli ho detto fermati, solo questo, io se voglio non sentire dolore, non lo sento, perché io a 16 anni ho conosciuto Carmelo Bene, che mi ha insegnato, amando il teatro, se io voglio consegnare, sentire dolore, se non voglio sentire freddo, mi sono buttato, chiunque va su gabrielepaolini.com, sul mio sito, vedrai il link, l'8 febbraio con 3 gradi a Roma, sono stato 40 minuti nella Fontana di Trevi al grido Forza Lazio, sono razziale, e c'era gente che era preoccupata, vigili urbani che erano preoccupati per me che mi congelassi. Se uno vuole non sentire freddo, io gli dico ai giovani, basta studere, e lo dice chi ha la terza media inferiore, ma lo dice chi legge 7-8 libri al mese. Ma tornando a questo momento tragico, a Capocotta d'Ossa, questo Don Vittorio, nel momento in cui lo guardavo, io sono molto sereno a dire questo, è quello che avrei detto e dirò il 30 giugno prossimo, lui era consapevole di ciò che faceva, perché aveva un'erezione,
Questo si deve, la pedofilia deve essere affrontata con molta serenità. Cioè, nei tribunali non è un argomento che viene affrontato con serenità, perché in Italia sappiamo che c'è una pubblica accusa, c'è un avvocato di difesa e c'è un avvocato del pubblico ministero accusa di difesa. Poi c'è un Vaticano che ci fanno capire che c'è una dottrina canonica, quindi ci sono i tempi, ma andassero a quel paese i tempi. Quando Don Vittorio o tante altre persone, come quel prelato che ha violentato 111 bambini sordomuti, fanno certe cose, ma vogliamo aspettare il diritto canonico? Allora, state parlando, e non so se questo lo pubblicherà, mi auguro di sì, che il sottoscritto il 30 giugno dirà quello che adesso sto dicendo a voi, che chiunque cittadino senta questa cosa, in teoria dovrebbe alzarsi e il giorno dopo andarmi a denunciare in un pubblico ufficio, quindi carabinieri, polizia, perché io commetto reati gravissimi, ma questa cosa io però l'ho già detta in passato, ma mai ai media, l'hanno censurata i media Rai e Mediaset, non hanno avuto il coraggio di dire. Io ho fatto arrestare 7 pedofili, ho contatti con tutte le forze di polizia, con la questura di Roma, che è eccezionale, con la polizia postale, che dico fa un lavoro importante contro la pedofilia. Quando questi pedofili escono dalla galera, io ho tanti amici e non mi interessa di fare segni, perché se mi denunciate sono qua, ho amici fascisti e comunisti, e purtroppo, io purtroppo per fortuna, ho scelto da qualche anno a questa parte, quando nel 2007 ho tentato per la terza volta il suicidio, e Lello Clemente, che è qui davanti a me, che non mi lascia mai un minuto, è un fotografo amico, ho tentato questo suicidio proprio nella Valle Caudina a Bonea, e lui aveva percepito che io stavo male, e venne per fermarmi, e mi fermò. Perché l'avevo tentato? Perché un pedofilo che avevo fatto arrestare me l'avevano scarcerato, e quindi anche io i momenti di debolezza, motivo per il quale da quell'anno, dal 2007, io quando so dove abitano, che li hanno scarcerati, ora io innanzitutto gli faccio un po' di paura, poi li rifaccio un po' paura, e poi un po' di botte io gliele faccio arrivare. Ebbene, credetemi, io faccio solo un nome, Navarro Valls, che conoscerete, e tante altre persone spesso mi dicono fallo anche per noi. Sto parlando dell'ex portavoce del pontefice. Perché questo? Perché io vorrei concludere, e poi ho bisogno anch'io di un momento di pausa, l'avete chiesto prima e poi di prendere cassetta. Io non riesco ancora a capire come la televisione pubblica, Bruno Vespa, Matrix ha fatto 4 speciali su Paolini. Io capisco, sono un personaggio pubblico conosciuto anche adesso, mi fa piacere. Però io dico che con tutto che sono Narciso sarebbe forse stato più giusto che ne faceva uno su di me e 3 sulla pedofilia. Quando si parla di pedofilia in televisione? Se ne parla adesso, perché adesso fa comodo sputare fango sul Vaticano. Ma io, che ripeto, ho avuto questo prete che mentre usava questo bastone, io gli dicevo fermere, aveva l'occhio indiavolato, e veramente il diavolo in quel momento io l'ho visto, ha continuato fino ad arrivare all'orgasmo, ecco perché io dico era cosciente, voleva arrivare alla fine, noi uomini siamo delle bestie, anche io che lotto contro la pedofilia rispetto a lei, proprio a livello scientifico di piacere, sono più animati, l'uomo è così, la donna è, sa, la donna è una nostra finestra sul cielo, è l'unica finestra sul cielo. Allora io dico, per concludere, lancio veramente un appello, avvicinandomi, anche se si sente male l'audio, io chiedo a tutti i cittadini che mi stanno ascoltando in questo momento attraverso il web, la televisione, eccetera, eccetera, chiunque voglia mandare un'email, www.gabrielepaolini.com, lascio il mio telefono 338-6378-328, fatelo, perché tanto io non mi fermo di fronte a nulla, sono partito, qualche giorno fa, lei lo neanche lo sa, ecco perché i miei genitori vogliono che io rimango ancora qualche giorno, perché se io ritorno a Roma continuo a fare le mie lotte, e purtroppo hanno recentemente bruciato la macchina di mia sorella. Allora mio padre generale, prima di partire qualche giorno fa, sapendo che io lanciavo su Facebook questa proposta che non ha un... avendo lanciato mai, anche recentemente ne hanno parlato altri giornali, questa proposta per l'integro della pena di morte per i pedofili, io avrò una fine, o prima o dopo, mi auguro fra 100 anni, sicuramente qualcuno che mi dà la botta in testa ci sarà, ma non vedo l'ora, perché io non vedo l'ora che un pedofilo che io ho fatto picchiare, un pedofilo che io ho denunciato, abbia le palle, e in questo caso utilizzi le palle, riguardo, se mi state ascoltando, spero che non ci sia nessun ascoltatore pedofilo, ma c'è una statistica, su un certo numero c'è un pedofilo, quindi
mi auguro che questa decisione sia molto seguita, non mi auguro che tra questi ci sia la statistica che conferma ciò che purtroppo il telefono azzurro e Don Noto, che è una persona eccezionale, ecco, ci sono tanti preti che sono bravissimi, quindi non dobbiamo adesso criticare la Chiesa. E ripeto, dopo 20 anni Paolini, che ha avuto, e guardate il dolore che ho ancora dentro adesso, se io oggi mi sento di dire che non tutta la Chiesa, credo che sia un segno di maturità che ho, anche se sicuramente per tanti immaturo non sono, però tornando al messaggio, che poi devo fare una piccola pausa, che io dico, mando a tutti i cittadini giovanissimi, anche se avete dei problemi, ragazzi, io spesso ho dei ragazzi che mi mandano le mail o degli addetti stampa che leggono per me, che il tempo non perché non ho il tempo, perché proprio non ho la possibilità di riposarmi, e quindi ci sono delle cose che non posso fare, no, rischio veramente tanto. Pensate che io pesavo 90 kg, sono 66 e sono alto 91, e proprio i miei genitori mi dicono di fermarmi, ma non mi interessa. Cosa significa fermarsi? Ma che cosa era il significato della cristianità? Il nostro impegno è quello di lasciare un segno. Io ho lasciato tanti segni, sono entrato nella storia della televisione, sono entrato nella storia della giurisprudenza, per due volte ho fatto massima, 3,40 e 6,60, però quello che credo il mio vero scopo è non nascondere la mia debolezza. Spesso si dice l'atto più coraggioso, può essere una piacevole contraddizione, Ennio Flaiano Docet, 61, un libro molto importante, può essere una contraddizione, non tutti capiscono, ma andate su Google e cercherete questi libri. Quando uno non nasconde la propria debolezza, è in quel momento è l'atto di coraggio maggiore. No, io per concludere dico ai bambini, alle bambine, sperando che non abbiano avuto questi problemi, chi segue, può succedere, chi ha una violenza in famiglia, chi ha, abbia coraggio, mi coinvolga, tanto a me di morire non mi interessa, anzi, visto che io credo in Dio, spero di vivere fino a 150 anni, ma la morte non mi fa paura, anzi, quello che spesso si dice, che uno arriva alla pace, per me quello è un momento di grande emozione. E partirò da Roma con un coraggio enorme, perché io ho avuto l'onore in questi giorni di aver conosciuto un uomo che si chiama Giampaolo, che è di fronte a me, che rappresenta quegli italiani puliti, quegli italiani di cui nessuno parla, perché questa persona che molti di voi non conoscono, ma è un vostro concittadino, insomma è della Campania, ha avuto un incidente devastante che lo poteva far morire, ma avete mai visto un porta a porta speciale su Giampaolo, su Mario, che raccontano invece umanamente? Sarà la mia televisione, che farò nascere con Lello Clemente e Giampaolo, Tele fai da te, è un'idea che se sarò in vita nei prossimi anni, quello farò. Cioè, io voglio fare anche, e già lo sto facendo, chi va su YouTube mette Paolini, i miei bagni nella fontana, quello che farò, perché adesso lo devo fare entro pochi minuti, perché se no scoppio, devo uscire adesso di casa e sfogare questa tensione che ho, lo devo fare subito, spero che mi seguiate, se non mi seguiate lo faccio comunque per conto mio. Dovete pensare solamente un'unica cosa, e lo dico, ripeto, per concludere, ai giorni: se avete dei problemi, coinvolgetevi. Io non vi coinvolgerò, lo farò in maniera anonima. Potete contare su chi ha forza, anche se mi avete visto molto debole, ma già adesso mi sono ripreso in pochi secondi. Io ho questo coraggio, perché ci sono tante persone come Giampaolo che mi hanno dato in questi due giorni grande lezione di vita, una persona che mi ha conosciuto, mi conosceva pubblicamente, ma mi ha incontrato in 48 ore, mi ha offerto la permanenza nel suo paese, mi ha dato la disponibilità del suo albergo, eccetera, eccetera. Questa umanità io cerco. Io non ha nessun interesse Giampaolo, io parlo di Giampaolo, parlo in italiano, ad aiutarmi, ma questo è il significato, secondo me, della cristianità, della fratellanza, e dobbiamo avere bisogno di questo. Come è possibile arrivare a violare una norma? Come è possibile? Io lo dico umilmente. Come è possibile? Come è possibile? Com'è possibile infilare il proprio membro in ciò che è meglio? Com'è possibile?